Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi vi farò vedere un trade che ho fatto, veramente pazzesco, cioè nel senso a me piace un sacco, veramente un sacco, ma ve ne parlo fra pochissimo. Prima di iniziare questo video, come al solito, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Inoltre giù in descrizione potrò un sacco di link utili come link per gli abbonamenti al canale, il link al mio server privato e il link al mio gruppo Roblox. E nel gruppo Roblox trovate anche nella sezione negozio il nuovissimo merch di Natale, uscito il numero 2 e quello che indosso in tutti gli shorts da ora in poi. Quindi se siete interessati, se volete vedere il merch, se volete far parte delle SPZ Squad, trovate tutti i link giù in descrizione. Siamo già in un server perché oggi sto registrando un sacco di video, tra cui uno che vedrete mi sembra dopodomani, perché domani ci dovrebbe essere la live, mentre dopodomani dovrete vedere il video che ho registrato prima di questo, che è stato un incubo, perché io ho detto vabbè, filmiamolo per primo, no, visto che è lungo, no, ancora, cioè ho filmato per 1 ora e 20, non l'ho ancora finito veramente, quindi dopo quello continuo. Oggi cosa vi faccio vedere, raga? Vi devo far vedere un trade, vi devo far vedere un trade che ho fatto perché non potevo non accettare, mi piaceva troppo. Purtroppo non stavo registrando, quindi insomma ho dovuto accettare l'offerta, ma non ho potuto filmare, quindi ho detto vabbè, ci registro un video perché secondo me ne vale la pena. Allora, se andiamo qua sulla licenza, raga, siete pronti per vedere il mega trade? Voi eravate rimasti, mi sembra, al io che scambiavo il Candy Cannon, se non sbaglio, sì, io scambio il Candy Cannon e ottengo il Neon Frost. Adesso dal Neon Frost siamo passati a questa roba qua, ve lo faccio vedere subito. Sicuramente ci ho perso un pochino perché solamente il Neon Frost valeva questi due, perché se non sbaglio, adesso faccio un calcolo sempre veloce, ma sì, esatto, esatto, praticamente la Neon Owl e il Parrot vale un Neon Frost. Quindi io più il Machapup, più la Got Neon, vabbè, la Got Neon e il Ghost Wolf Neon in realtà non è che valgono così tanto. Il Machapup qualcosina vale. Penso che gli ho dato tipo un albino monke in più, ok? Quindi ero un po', ho fatto small lose, ma raga, l'ho fatto perché le preppy, il Neon Frost non lo vogliono neanche di, ma proprio non lo vogliono. E quindi niente, io ho trovato sto tipo, più mi dava il Parrot no potion, ho detto vabbè, sapete che c'è, me lo vado a prendere e sto zitto, mi porta a casa sta cosa, anche se ci ho perso un po', ma secondo me va bene. Quindi vi volevo far vedere questo trade perché è pazzesco, ragazzi. Ho la Neon Owl, ho la Neon Owl, la civetta neon, è bellissima, voi lo sapete che adoro la civetta. I miei pet preferiti in assoluto sono Bat Dragon e Civetta. Veramente sono i miei preferiti. Ve lo faccio vedere, eccola qua. È bellissima, raga, stupenda. Veramente, veramente stupenda. Ed è super natalizia, cioè secondo me è veramente, veramente super, super natalizia. Lì c'è una cosa che non vi posso far vedere perché è uno spoiler di un prossimo video che addirittura uscirà prossima settimana ancora. Quindi direi di andare al centro e vedere che cosa offrono per questa civetta. Cioè voglio vedere le offerte perché io ancora non ho visto assolutamente niente. Visto che siamo in un server ricco, in un server delle caverne, ho detto vabbè, andiamo a vedere un po' che cosa offrono per questa civetta. Oh, raga, quanto è bella la civetta con la neve. Ho sbirciato, ancora non ho filmato il video news che voi avrete già visto, ma Adopt Me ha confermato, la cavalchiamo così non ce la perdiamo, che l'aggiornamento di insomma di Natale esce appunto questa settimana. Per voi che state guardando questo video è già uscito, se non sbaglio, quindi questo discorso non è neanche da fare. Avrete già visto tutto, avrete già visto tutti i pet, saprete già super mega informati, perché io sono io del passato che parla, Federico del passato. Veramente mi fa ridere ogni volta che lo dico. Ma raga, vediamo un po' che cosa offrono per questa civetta. Tra l'altro ci sono altre civette? Sì, ok, abbiamo già una richiesta. Allora, questo server non mi sembra tanto preppy. Vabbè, c'è qualcosina preppy. Wow, ok, Neon Frost. Gli posso dare questo per il Neon Frost. Gli posso dare questo per il Neon Frost. E so già che non accetterà, appunto, perché è under. Però non potevo andare a aggiungerci il Parrot perché comunque ci perdevo, perché gli ho dato pure il Machapup, quindi no. Sì, là ci sono delle preppy che hanno la civetta, delle robe. Provo proprio a scrivere trading, trading, trading. Mi brucia il labbro. Lots chocolate. Mi brucia il labbro perché ho mangiato le croccantelle adesso. Veramente, io non sono fan delle croccantelle, ma avevo bisogno di una merenda al volo. Più che merenda sono le 7, cioè ho cominciato a registrare alle 4:30, sono alle 7. Però ho bisogno di una merenda al volo e ho detto, cosa mi mangio? Ho detto, mangio le croccantelle, però devo fare cera. Bellissimo. Ah, mio Dio, bruciano un sacco. Bellissimo perché a me piacciono un sacco i ghost Halloween, Ghost Dragon, Neon, non mega, mega non mi piacciono. Mi sta aggiungendo robe, Capricorno. Allora, secondo me, se mi faccio un calcolo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, non so quanto valga il Neon Ghost Wolf. Sì, Ghost Dragon. Vado un attimo a vederlo. No, Ghost Dragon, Neon, mi metto 70, 75, 85, 95, no, non ci vale, ci vado a perdere un po', quindi assolutamente no. Io non vado a fare quel trade, a parte che non mi faceva impazzire, cioè io preferisco la civetta Neon, non ci mancherebbe. Ok, ci ha mandato una richiesta a Keter, vediamo Keter cosa offre per la Neon Owl. Mi ha detto che devo aggiungere
Perché dovrei aggiungere? È praticamente fair. Cioè, ma no. X Rainbow Paul ci ha inviato una richiesta. Vediamo che cosa offre per la Neon Owl. Se vabbè. Ok, no. No, assolutamente no. È under. Ma under da morire. Anche prima quello lì che col il pappagallo. Ah sì, perché c'è la nuova cosa. Prima col pappagallo neon. Ma sono matti. E praticamente su TikTok ho visto che adesso pensano tutti che pappagallo. Ma questo sempre le preppie. Hanno detto che il pappagallo vale di più della civetta perché è uscito prima. Raga. Cosa è successo? Mi ha praticamente disconnesso a caso dal server di prima, ma stavo dicendo che le persone praticamente su TikTok dicono che la civetta neon vale, cioè che la civetta in generale vale meno del parrot perché il parrot è uscito prima. Che non ha senso questo discorso, perché allora il blue dog, che è il primo, o il pink cat, non mi ricordo, che è il primo pet del gioco, dovrebbe stare sopra il frost, ma non ha proprio senso. Cioè i pet, la classifica dei pet, i valori dei pet non è in base alla data di uscita, cioè non c'entra assolutamente niente. Quindi perché adesso le preppi hanno messo in giro la voce che il parrot vale più della civetta? No, la gente vuole le civette, gli piacciono le civette, ma che poi, cioè, non capisco sta roba. Vabbè, non ha senso, raga, non ha veramente senso. Comunque, se il tipo di prima ha detto quella roba è per questo, cioè se ve lo state chiedendo, perché se mi ha chiesto ad, non ero under io, era under lui, ma boh, cioè era praticamente fair, non era neanche così under, cioè. Però non mi puoi dire ad, ma cosa ad, non addo proprio niente io. Allora andiamo nella caverna, che peccato, perché c'è l'aggiornamento di dell'inverno e mi devo ficcare in sta caverna buia. Raga, andiamo a vedere che cosa offrono, poi al massimo andiamo anche in un server classico, non nella caverna, e vediamo un po'. Ok, Noah qualcosa. Ok, vediamo. Allora, potrebbe anche stare. Wow, ok. Ok, fantastico. Cioè, si potrebbe forse, magari, non lo so, anche stare. Adesso io qua non mi viene il calcolo in mente. Però più o meno sì, perché questo qua dovrebbe essere un 75, poi gli altri sono un 10. Ok, sì, più o meno. Più o meno ci dovrebbe essere. Qual è il problema? Che tutti questi pet sono difficilissimi da scambiare. Cioè, veramente. Cioè, la King Bee, la Kitsune, il Cobra, il Drago. Cioè, no. Preferisco avere due pet buoni o un pet buono che averne tanti che ci fanno alla fine. Ok, Frost, quello, Neon Kitsune. Questo mi sa proprio che è under. Questo mi sa proprio che è under, raga. No, questo qua è super under. Ok, Neon Parrot e add schifosini. Quindi no, non ci vale, perché Neon Parrot più questa roba non credo proprio ci valgano. Comunque, questo qua è uno dei pochi pet, raga, ve lo devo dire. È uno dei pochi pet che, guardate, cioè qua le offerte, cioè le richieste di trade vanno e vengono. Cioè, vi assicuro che la Neon, la civetta Neon, no, non ho offerte. È proprio una cavolata da scambiare. Hi, oh mio Dio. Hi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutti i numeri del mondo. Ci dà, ma no, assolutamente super mega under questa offerta, quindi no. L'Arctic Reindeer Neon vale più o meno quanto vale? Vale quanto un parrot, mi sembra, quindi no, assolutamente no, ma proprio non ci siamo, ma wow, ok. Allora, non male, ma non ci vale né ora né mai, cioè è under, odd, è super under, cioè nel senso questo non ci vale una Neon Owl, ma proprio né ora né mai. E under vi dico anche di cosa, 50. Ok, ci ho litigato perché mi ero rotto di lasciar perdere. Queste qua sono preppi. Mi hanno rotto. Cioè, gli ho detto di imparare le values. Perché, cioè, non mi puoi dire che due corvi. Cioè, due corvi e un parrot. Cioè, tu mi stai dicendo che più o meno un neon parrot vale quanto un owl neon. Adesso c'è sta cosa nuova, cioè è slang americano, che scrivono BFFRB, non voglio dirlo neanche, però è dire fai il serio, no? In modo pure maleducato. Cioè fai il serio per due corvi e un parrot per una Neon Owl. E poi loro sono le prime che non ti danno l'Owl nemmeno se gli dai il Mega Frost Dragon, ma non esiste. Ah no, oddio, non l'avevo mai visto però. È un camaleonte mega. Pensavo fosse Sugar Glider mega, che io amo la follia quel pet, un giorno ce l'avrò. È capitato in un server abbastanza normale, secondo me. Cioè, nel senso, non è neanche, forse anche troppo povero, Quindi aspettiamoci offerte tremende. Però, raga, boh, vediamo un po' com'è qua la situazione. Cioè, vediamo, non mi arrabbio mica se mi offrono schifezze, perché tanto so già. Cioè, poi magari no, io sto dicendo, poi magari no. Allora, il Frost dovrebbe essere 5, 5, 10. Sapete che ci stanno offrendo meglio qua, perché questa offerta è meglio di altre che ho visto in quelle caverne. Non vorrei dire una cavolata. No, infatti non è male. Come offerta sulla Iena, io non so quanto valga, sapete? La Iena vale poco, pensavo valesse di più, dovrebbe aggiungere, però comunque due frost non è male, magari doveva aggiungerci tipo due frost, tipo un albino. Poi cosa abbiamo? Mattone, ma mattone
e credo che ci segua. Ciao, infatti lo saluto. Ciao Mattone, se stai guardando questo video. Abbiamo già una richiesta. Quale richieste volano? Come ci fosse un domani. No, assolutamente no. Una neon albino, un neon dodo, un neon T-Rex. Ok, non male come offerte, comunque non ci varrà mai. Cioè mi piacciono questi pet, ecco, però non ci vale sicuramente. Un lava dragon, eccetera eccetera. Continuiamo a scrivere trading neon owl. Cioè tra poco meglio qua che nelle caverne, devo essere sincero. E sono pure fuori dalla caverna, così almeno non ci credo di seguire. Oddio, ma sono finito in un server dove ci sono tutta gente che mi segue. Ciao. Allora, saluto anche Restringomo. Ok, credo che abbia fatto la foto, anche perché qua ci stanno ammassando tutti. E il video non è sul Bad Dragon, ma quando mi chiedete la foto magari metto il Bad Dragon, giusto così, perché insomma è carino. Allora, vediamo un po', facciamo Trading Neon Owl Kibby. Vediamo Kibby che cosa offre. Wow, bellissimo, io amo il Lava Dragon, voi lo sapete, lo vorrei avere mega. È veramente stupendo, c'è la Bro Mega, lo so che c'è la Bro Mega. Ma non ci vale, ovviamente, cioè il Lava Dragon Neon non ci vale. Anche se ho visto che il Lava Dragon Mega dovrebbe valere quanto una civetta Neon, quindi forse un po' di meno. Però non è male, insomma, come pet. Mega vale abbastanza. Direi di concludere qua questo video. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video, se ho fatto bene a scambiare il Neon Frost per la civetta Neon e il Parrot, se vi è piaciuto, insomma, se le offerte secondo voi erano troppo under, se secondo voi si scambia meglio fuori o nelle caverne. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!